Emozioni e tanto divertimento nella giornata che l'Università di Urbino ha voluto dedicare a Rosario Fiorello. L'eclettico showman questa mattina ha ricevuto il sigillo di Ateneo dell'Università di Urbino. Un momento magico ma soprattutto interessante. Nel corso della cerimonia Fiorello ha dialogato con la comunità studentesca raccontando aneddoti, ripercorrendo i primi passi nel mondo dello spettacolo e analizzando l'importanza del fare esperienze. Dal lavoro nelle radio libere all'avventura di animatore nei villaggi turistici, il cabarettista siciliano dinanzi a tanti studenti universitari si è raccontato a 360 gradi. Quando cade il lenzuolo vedo il pubblico per la prima volta, vedo il pubblico che è il miglior pubblico del mondo, non c'è pubblico migliore dei genitori alla recita, non ce n'è, perché sono quindi uno pensa, il bambino si illude, sono stato bravissimo, quindi questa ovazione, questo applauso, io lì dissi, ma che bella sta cosa, cioè, che gratificazione è, la gente contenta, la gente che fa così per me, quindi molto probabilmente quella cosa lì mi è rimasta. Stare con i ragazzi è sempre molto bello, raccontare parte della tua vita serve anche a me stesso, no? per ricordarmi chi sono, da dove arrivo, e che è bene sempre ricordarselo e rimanere coi piedi per terra. Un messaggio per i più giovani? Amatevi e prolificate. Un susseguirsi di battute e racconti, ma anche passaggi più seri per esaltare l'importanza dello studio. La cultura è importantissima, ha detto Fiorello prima di concludere la mattinata. Il rettore Giorgio Calcagnini ha consegnato il sigillo di Ateneo, un riconoscimento a un osservatore attento dell'uomo, si legge nelle motivazioni, capace di interpretarne le istanze più profonde con spirito pungente, senza mai discostarsi dal garbo. Anche in ragione di tale caratteristica, il suo talento assume un rilievo fuori dell'ordinario che l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo intende riconoscere insieme alla innata capacità dell'artista di operare feconde contaminazioni tra le varie espressioni della sua fantasia liberatoria che lo rendono sempre più un testimone credibile e rappresentativo del nostro tempo. Per queste motivazioni l'Ateneo attribuisce a Rosario Fiorello il suo massimo riconoscimento, il sigillo d'Ateneo. Complimenti. Ma che bello ragazzi, grazie veramente. Beh, non so che dire, arrivederci. No, veramente, beh, in questi casi è troppo importante questa cosa qua, troppo. Cioè, puoi essere vestito così, è una cosa che ancora non ci credo. Poi davanti, voglio dire, c'è mia madre qua. Mia madre ha sempre sognato un figlio laureato. Un applauso alla mamma. E quindi adesso il fatto che lei sia qui è importante. Mamma, mamma. Mamma, ce l'abbiamo fatta. O di riffa o di raffa, qualcosa l'abbiamo acchiappata, insomma. Aveva detto, ci chiedeva, ma di cosa devo parlare? Diciamo, guarda, non, secondo me vai tranquillo, vai a braccio libero, e ha dimostrato, no, di essere un grande, di quelli che abbiamo chiamato saltimbanco, ma nel senso positivo del termine, ecco. È stata divertente, ecco, era un po' avevamo un po' questo obiettivo di portare, soprattutto in questo periodo di tensioni a livello internazionale, portare anche all'ambiente universitario un po' di leggerezza, con simpatia, con delicatezza, insomma era questo un po' il nostro compito, quindi penso che diciamo, l'obiettivo è stato raggiunto, insomma, vedendo dalle risposte del pubblico. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.